Sono Maurizio Conte, siamo alla vigilia di un voto importante per anche la Padania, per il Nord. Come si posiziona la Lega rispetto a quelle che sono appunto le prospettive? Possiamo dire che questa volta le elezioni diventano un referendum pro o contro quello che può essere l'autodeterminazione del Nord, quindi delle regioni che producono, che danno reddito, che pagano le tasse, che molto spesso però non vedono ritornare i soldi. Quindi il tema di mantenere il 75% delle tasse è sicuramente un tema fondamentale per garantire che i nostri comuni, i nostri amministratori locali possano dare risposte concrete, soprattutto in questo momento di crisi, ai loro cittadini. Quindi l'obiettivo è quello veramente questa volta di fare una scelta: o tutelare il nostro territorio, la nostra società, o ancora una volta fidarci ai partiti nazionali. In Lombardia Maroni appunto porta avanti questo progetto del 75%, ma in Veneto, dove già la Lega governa già da un paio d'anni, si porta avanti questo stesso obiettivo? È un obiettivo che penso diventerà unico, un obiettivo che riguarda tutte le regioni del Nord, io spero anche al di là dell'appartenenza politica, e ci sia veramente un asse per garantire che quelle risorse che vengono prodotte nel territorio vengano investite proprio per quei cittadini. L'obiettivo è quello di avere un risultato a livello di Nord, perché sarà questa è la forza che potranno avere proprio i nostri governatori nell'andare a contrattare in questo veramente col prossimo governo, al di là di chi ci sarà, per portare a casa un risultato che dia risposte alle nostre regioni e ai nostri veneti in particolare. A proposito di gestione del territorio, lei è assessore anche all'ambiente qui in Regione Veneto e proprio in questi giorni sta portando a termine una serie di progetti molto importanti riguardanti l'ambiente. Parliamo di un piano aria, di un piano anche dei rifiuti e di un piano anche delle cave. Ci può spiegare meglio? Possiamo dire che è la stagione della pianificazione. Dal circa 25 anni si è in attesa ad esempio di un piano cave che non è mai stato fatto e che ha permesso magari certe autorizzazioni in zone che potevano creare criticità al territorio. È proprio per questo che la pianificazione, che va dalla pianificazione delle attività estrattive, che riguarda la gestione dei rifiuti, che noi vogliamo abbinare tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, garantire che vi sia la giusta pianificazione e la realizzazione degli impianti necessari per l'autosufficienza, garantendo quelli che possono essere inserimenti nel territorio meno possibili impattanti. E dall'altra parte quella che è la tutela dell'aria, un piano che guarda soprattutto a quelle che sono le nuove tecnologie, al minore emissioni in atmosfera, ma soprattutto è quella del minor consumo, perché l'obiettivo primario e che può essere raggiunto è quello di consumare meno energia per inquinare meno. Penso che questo sarà uno dei temi su cui il Consiglio regionale potrà sicuramente dare un apporto importante nell'approvazione di questi piani per garantire che il futuro del Veneto sia sicuramente quello di tutelare e garantire l'ambiente e quindi la salute dei cittadini.